Fede e religiosità popolare si mescolano in quella che può essere considerata la ricorrenza più sentita dal popolo campobassano. Per un pomeriggio la città si ferma e ognuno si accoda, anche solo col pensiero e col cuore, a quella processione che accompagna il Cristo morto e la Madonna addolorata. In un lento cammino che si snoda tra le strade e i vicoli cittadini, lo sguardo si volta, seppur solo per un istante, a quell'uomo Dio che passa e attraversa l'anima. Difficile non lasciarsi toccare dalla dolcezza che trasuda da quella vita donata. Una chiacchierata amichevole con Antonio Colasurdo, che dirige il coro del Venerdì Santo. Antonio, quanto è difficile tenere a bada 700 persone e guidarle nel canto? È difficile allo stesso modo di quando magari se ne hanno 30 o 20 o 10 di persone. Non c'è differenza, non è il numero che mette spavento. La difficoltà è la stessa, perché se uno ha delle idee da infondere anche agli altri, e queste idee sono chiare, così come le recepiscono 10 persone, le recepiscono anche 700. Non c'è differenza da questo punto di vista. Dopo aver raccolto questa eredità, cosa pensi di cambiare e come vuoi proseguire il lavoro di chi ti ha preceduto? Intanto nel solco della tradizione, senz'altro. E poi è chiaro che io ho detto in una delle prove scorse che non potevo essere la fotocopia di Don Armando, perché altrimenti sarebbe stata anche una fotocopia sbiadita, no? È chiaro che ci metterò del mio, ci vorrà un po' di tempo. Questo è un anno adesso in cui questa sfida si raccoglie e si cerca di assolvere l'impegno nel migliore dei modi. Poi il tempo ci permetterà di fare qualche piccolo aggiustamento. Questo canto prima era dedicato a dei cantori, poi invece è diventato un inno popolare. Sì, praticamente da quello che mi è stato detto, io sto comunque raccogliendo delle fonti, sto facendo degli studi in merito, però da quello che ho raccolto finora pare che le prime volte sia stato cantato effettivamente da cantanti professionisti, e poi per permettere alla gente di eseguirlo, di cantarlo, è stato abbassato di tonalità. E poi è diventato un inno popolare perché è il coro stesso che poi è diventato un coro popolare, perché 700 persone che cantano è l'espressione di una intera città, e dentro questo coro c'è il professionista, c'è magari chi si diletta di canto, chi fa mestieri più svariati, e quindi è diventato popolare per questo, proprio perché lo canta tutto il popolo, non per motivi, per altri motivi, semplicemente per questo. Gesù muore sulla croce in questo inno e poi tutto diventa un trionfo, l'emozione cresce. Quanto secondo te questo canto racchiude la speranza della risurrezione? Beh, la speranza della risurrezione è racchiusa intanto nella parte centrale, perché la musica è tutta scritta in minore, questo così per intenderci, e generalmente in musica la tonalità minore è una tonalità triste, così. Invece quando si parla di tonalità maggiore esprime un poco più il senso della gioia, e quindi in questo modo qui la speranza è espressa da quando la musica va in maggiore. E poi il concetto del trionfo è insito nel canto stesso, perché il canto è un canto che accompagna il Cristo al Calvario, quindi è il cammino della croce, e la croce lo sappiamo tutti che è solo un mezzo per poi arrivare alla risurrezione, altrimenti se ci fermassimo alla croce in sé come atto finale non avrebbe senso. Bellissima quella parte quando il coro si ferma, raccoglie la voce e poi c'è la frase "non m'abbia da smarrir". Thank you.
racchiude questa frase? I simbolismi sono tanti, gli studi che sto facendo stanno andando un po' in varie direzioni, però è proprio forse quello che abbiamo appena detto, non si ferma tutto sulla croce, altrimenti non avrebbe senso, e quella non m'abbia da smarrire, proprio il dolore dell'uomo che dice a Cristo fammi capire il perché, non farmi smarrire nei miei pensieri, cioè dammi tu la chiave di risposta per questo che è successo. E poi questa musica che alla fine si distacca ma rigira tutta su se stessa, perché parte da una nota, che in questo caso è re, e fa, re, mi, la, re, cioè con quel la si distacca proprio, quasi se volesse andare via, però poi ritorna tutto sul re, cioè una musica che ad elastico, possiamo dire, no? Si distacca dal fulcro e poi ritorna in se stessa, come per dire non mi fare smarrire, fammi ritornare in me stesso, dammi la forza e la capacità di comprendere quello che effettivamente è successo. La processione del Venerdì Santo si ripete, struggente il coro Teco Vorrei. Da quanti anni tu canti in questo coro? All'incirca 17-18 anni. Insomma, è un qualche cosa che è nel cuore, è molto emozionante, quindi non è possibile poter abbandonare, anche se molte volte diciamo che la voce non risponde più a quelle di una volta, ma nel cuore rimane sempre quell'amore di partecipare. Il cuore del Venerdì Santo è qualcosa di struggente. Come secondo te sensibilizzare i giovani d'oggi a portare nel cuore questa tradizione? Ma diciamo che buona parte dei giovani sono attratti da questa, da questo invito, da questo coro, però ecco, forse c'è qualche cosa che non rispondono esattamente agli appuntamenti. Questo purtroppo è necessario ogni anno continuare a fare le prove affinché il coro dia la sua voce, la sua impostazione forte. Forse sarebbe necessaria una coerenza come in tutte le cose. Certamente, sì. Don Michele, come parroco quest'anno tu conduci tutti i riti della Pasqua. Come ti stai preparando a questo evento? Soprattutto nel rispetto di quella che è la tradizione delle celebrazioni della Settimana Santa qui legate alla cattedrale e alla città di Campobasso, quindi con molto rispetto, spirito di osservazione e la cura nel mantenere il più possibile tutto ciò che di buono è stato costruito in tutti questi decenni, che ormai è diventata tradizione consolidata. La processione del Venerdì Santo, un momento aggregante di un'intera comunità. Secondo te cosa si può fare di più? Innanzitutto il Venerdì Santo chiaramente è da leggere come un momento di passaggio, ecco, quindi anche vedere il Venerdì Santo come una proiezione verso la Pasqua. Ecco, quindi forse l'aspetto che ci ricordava anche il nostro Vescovo era quello di sottolineare anche la valorizzazione delle celebrazioni della Pasqua di Resurrezione come giusto compimento di tutta la ritualità della Settimana Santa. Ai giovani, come tramandare questa tradizione nel cuore? Soprattutto invitandoli a fare l'esperienza, un'esperienza soprattutto di carattere spirituale, ecco, di non vedere nella processione, negli altri riti, come semplicemente delle manifestazioni di tradizioni antiche, ma cercando di interrogarsi sullo spirito profondo che ha spinto le persone a creare le parole dei testi, la musica, e soprattutto nel vedere anche nella fede, nella devozione di tutte le altre generazioni una sorta di testimone da prendere per poter continuare a
a vivere la fede nel giorno d'oggi, chiaramente tenendo presente quelle che sono le situazioni del mondo attuale, ma non dimenticando che le parole autentiche per le grandi risposte della vita non sono le parole della moda, ma sono quelle parole che affondano il loro significato proprio nella più antica tradizione, dove alla base chiaramente c'è la grande parola che è la parola di Dio. Dal 1970 tu canti in questo coro. Come è cresciuta la tua emozione nel corso di questi anni? È cresciuta molta. E poi questa è una cosa che io me la sento dentro al cuore. Hai provato a tramandare questo tuo amore ai tuoi figli? Sì. E loro come ti hanno risposto? Che è una cosa buona, vorrebbero partecipare anche loro a questo coro, siccome ne siamo già 800. Non hanno avuto il pass per entrare? Sì. Pure c'ho pure un mio nipote, cose che vuole entrare al coro, ma però non c'è sempre se se ne va qualcuno, se no non c'è possibilità perché ne siamo molti. Thank you.
evento, tanto partecipato dal popolo campobassano, è anche frutto di una lunga preparazione e sentita devozione, come quella di chi, da tanti anni, la vive con grande fede. Siamo nella bellissima chiesa di Santa Maria della Croce, dove si svolgono tutte le funzioni più importanti della città della Quaresima. Da qui parte la processione del Venerdì Santo. Come si prepara questa chiesa a questa funzione? La chiesa viene preparata, diciamo, già dall'inizio della Quaresima, subito dopo il mercoledì delle ceneri. Il primo venerdì c'è già la prima Via Crucis, molto sentita, anche perché essendoci le statue, quindi è molto sentita dal popolo campobassano e adesso anche non campobassano. Poi dopo le Via Crucis arriviamo subito il giorno dopo all'inizio del settenario in onore di Maria Santissima Addolorata, il tradizionale Zug da Zu, oppure settena, la prima parola proprio antica campobassano, da sette sere. La Vergine Addolorata viene cambiata di veste, perché ce n'è una che conserva nella nicchia durante tutto l'anno, e poi c'è quella della festa della processione, che è stata fatta intorno al 1972. Viene vestita appunto dalla presidente del sodalizio e dalla vicepresidente, e possiamo anche notare qualcosa che forse il popolo non riuscirà a vedere, non riesce a vedere da sotto, perché la statua è abbastanza imponente, 1,75 m, una lacrima di sangue, appunto, che di solito vedi. Questa lacrima il volto di sangue della Madonna è veramente struggente, questa lacrima che però non si nota durante la processione. Non si nota durante la processione perché già è imponente, è alta la statua, poi con i portatori, e quindi non è una cosa che tutti sanno, però se l'operatore può riprenderlo da vicino... Molto bello, sì. Invece la statua... La statua non viene fatto nessun trattamento, soltanto qualche trattamento nella testa, così tipo antitallo. Invece la statua di Gesù Morto viene pulito con un liquido che rimane poi per tutta la notte, e poi la mattina si passa con un panno lucido, un panno di lana, per renderla un poco più lucente. È una statua fatta nel 1957, perché è stata sostituita dalla statua distrutta, cioè ritornata in chiesa proprio distrutta, dalla forte nevicata del 1956. Mi ha sempre colpito la plasticità di questa statua, sembra davvero vera. Vera, sì. Infatti, poi specialmente con questo prodotto sempre più lucido, poi intorno, come già si sa, viene tutta questa corona di fiori, e quindi è una cosa stupenda. Arriviamo poi al Giovedì Santo. Sì. Qui c'è poi i famosi sepolcri che tutti vengono a guardare, anche se il termine sepolcro non è proprio consono. Non è consono il termine sepolcro. Adesso la Chiesa ci insegna tantissimo, ce lo fa proprio capire, specialmente alla nuova generazione, che il termine sepolcro non esiste, perché realmente Gesù Giovedì Santo non è morto, e successivamente al vescovo Carinci nel 77-78 ci fu anche un problema a esporre la statua di Gesù morto il Giovedì Santo, però poi la consuetudine, il popolo è abituato, e allora si è sempre esposta la statua anche di Gesù morto. Ma sepolcro perché, vedete, le campane non suonano, allora si dice vengono legate, perché dalla messa della sera in cena Domini, dopo il Gloria, le campane non suonano fino alla mezzanotte della Pasqua di Resurrezione. E appunto volevo far vedere un arnese che i ragazzi giravano poi il giorno dopo per chiamare la popolazione alla funzione della passione del Signore, è il cosiddetto crotalo. Con questo i bambini, tutti i chirichetti vestiti con il saio, facevano il giro tutto Piazza dell'Olmo, Sant'Antonio Abate. Richiamavano la funzione, tanto che un vecchio detto campobassano proprio dice:
quando si sente la campana di legno, che questo, giustamente sostituisce diciamo la campana, vendenne che Pasqua è vicino, cioè tu capisci che la Pasqua è imminente. Poi sepolcro perché? Perché gli altari, come vedete, tutti spogli, senza candelieri, senza niente, tutto spento. È soltanto il fulcro dell'altare della riposizione che è quello principale. Infatti prima l'esposizione di Gesù morto era da quest'altra parte qui, no? Qui si faceva proprio... Sì, lo ricordo quando ero ragazza. Però il popolo cosa fa? Dava meno attenzione alla Gesù Eucaristia. Cioè, entrava, guardava qui, poi qui magari sorpassava e poi si fermava dall'addolorata. È ovvio che le statue sono... Invece adesso abbiamo fatto un percorso diverso. Prima si sosta davanti il Santissimo e poi si rende omaggio alle statue. Molto colpito queste bellissime foto del 1952. Sì, me le puoi spiegare? Sono state donate da Chiodini proprio alla chiesa di Santa Maria della Croce e qui vedi, puoi capire proprio che è una specie di sepolcro, tutte le luci, tutti i fiori intorno e poi soprattutto in questa fotografia puoi notare la copertura dei santi, cioè nessun santo poteva stare scoperto. Lunga la chiesa, infatti lì è rimasta la guida ancora, veniva messo tutto un velo nero intorno che copriva tutte queste statue intorno. Che non dovevano essere viste. Fino a quale momento? Un po' la riforma liturgica, poi le statue un po' in qualche chiesa è stata anche tolta. E poi sai, andando avanti. Sì, un però po' con quanto gli si scoprivano poi? Scoprivano a Pasqua. A Pasqua poi ritornava tutto. E poi puoi notare soprattutto, vedi, questo Gesù crocifisso velato per terra. Veniva posto per terra ai piedi, diciamo, del Santissimo. E infatti l'anziano, se tu incontri un anziano proprio adesso. Voglio dire proprio un ottantenne, un campobassano, ma anche non ti chiederà mai a che ora c'è la funzione giovedì santo oppure a che ora c'è la funzione della riposizione, ma ti chiederà a che ora si mette Cristo per terra, perché una volta messo Cristo per terra era proprio un lutto anche nelle case, le madri obbligavano le figlie neanche a fare pulizia dopo le sei, non si faceva nessuna pulizia in casa proprio perché era stato messo Cristo per terra. Non poteva essere quindi cacciato? Ecco, la credenza popolare dice che è come se tu scacciavi Gesù da per terra. Ad aprire la processione il Calvario, che è antichissimo, che ha dei simboli al suo interno. Simboli tutti della passione di Cristo, durante tutta la Via Crucis, dall'inizio, la brocca, quindi Pilato che si lava le mani, il tamburo inizia per dare inizio alla passione di Cristo, martello e tenaglia per mettere i chiodi, poi c'è il sudario della Veronica, il gallo, prima che tu mi rinnegherai il gallo canterà, la scala, poi la borsa di Giuda, la colonna, Cristo fu flagellato alla colonna e questi segni prima venivano portati quando la processione usciva la mattina alle 7 e tornava poi in cattedrale per le 3 ore di agonia, venivano portate da bambini incappucciati e ognuno di loro portava un simbolo della passione del Cristo che poi dopo è scomparsa questa, dopo la riforma liturgica la processione è uscita di pomeriggio, quindi tutte queste cose sono andate via via perse, però questo il Calvario raggruppa ancora oggi, apre la processione con tutti i segni della passione di Cristo. Cosa significa per te prenderti cura di tutto questo bene? È una cosa che da tanti anni, da quando tenevo 10 anni, quindi
poi sono subentrati i vari sacerdoti, però io sono stato sempre con il con un sacerdote, Don Antonio Morena, che era il rettore di questa chiesa, perché questa qui non è una parrocchia, questa è una rettoria, tanto che il vescovo Brigandini sono due o tre anni dal 2009, da quando è intervenuto lui, non ha voluto più che si facesse la funzione in questa chiesa e alla libera in Cena Domini, ma è direttamente la cattedrale che fa partire l'Eucaristia, come se fosse una madre che fa partire i figli verso Santa Maria e verso la Chiesa della Libera. Quindi noi insieme a te aspettiamo questo bellissimo momento dell'apertura della processione del Venerdì Santo, che ci emozionerà un po' tutti. Ah beh, questo sì, l'emozione è tantissima. Questa processione, vabbè, si sa, io so anche di paesi limitrofi che non fanno la processione la sera, perché il popolo viene a vedere questa processione qua, e tante volte tanti paesi si sono trovati proprio spaesati perché non c'era gente, quindi evidentemente c'è qualcosa che ti prende. Difficile non voler abbracciare quella madre che in lacrime non abbandona il figlio fino alla fine. In mesto silenzio quel teco vorrei diventa l'unica cosa da poter dire. Con te, Signore, oggi voglio portare la croce. È un canto interiore. La voce si accorda, è quella dei 700 coristi. È il momento della resa dei conti, tutti uguali davanti al dolore, tutti uniti nella fragilità umana, tutti vulnerabili all'amore. A questa processione va il merito di saper abbattere le distanze sociali, di scuotere le coscienze, di ricreare quel senso di appartenenza ad una comunità che troppo spesso si perde nel caos della vita quotidiana.